Sei in onda? No, sono in onda. Sto posto non si può neanche mangiare, però. Sfruttiamo. Benvenuti a TG Pro Negativo. Anche oggi una giornata di crisi nera. Oltre 280 milioni di imprese hanno chiuso. I giovani se ne vanno. Lo spopolamento è inarrestabile. Bene, ma andiamo in servizio. Emergenza, in particolare su natalità e spopolamento. Disoccupazione, spopolamento, denatalità, dispersione scolastica, i numeri allarmanti, quelli ben noti nell'isola, da qui l'appello dalla Sardegna affinché l'Europa ascolti prima di decidere. I fondi milionari concessi dall'Unione Europea sono serviti per formare dei giovani, che però nel 50% dei casi non sono tornati in Sardegna. In onda! Allora, scusate, problemi tecnici. Dalla regia ci comunicano che abbiamo sbagliato completamente il punto di vista. Forse è il caso di ricominciare. Benvenuti al TG Propositivo. Lo spopolamento da minaccia ad opportunità. Un gran numero di sardi sta portando oggi le proprie competenze, il proprio talento in giro per il mondo, ma vorrebbe contribuire più attivamente al rilancio della propria terra. Ebbene, oggi è possibile. Con un progetto ambizioso, un gruppo di giovani sardi sta cercando di dare forma a questo network internazionale, in modo tale da riuscire finalmente a portare il mondo in Sardegna. Vediamo alcuni contributi. Ciao, sono Marika, ho 31 anni, vengo da Macomer. Al momento vivo in Lussemburgo, dove insegno inglese. Se dovessi tornare in Sardegna un giorno, mi piacerebbe occuparmi di politiche agricole e in particolar modo del rapporto tra produttori, consumatori e Stato. Ciao! Sono Andrea Gramai, ho 29 anni e vengo da Bologna. Per il momento mi trovo a Koh Samloem, che è un'isola della Cambogia, e gestisco un resort, che è anche un centro immersioni. Quando ritornerò in Sardegna, mi piacerebbe apportare nuovi modelli di turismo. Sono Claudio Agnesa, ho 28 anni e vengo da Cagliari. Vivo a Utrecht, dove mi sono laureato in diritto dell'Unione Europea, e spero di portare una visione europeistica in Sardegna. Ciao, sono Maura, ho 28 anni, vengo da Macomer e attualmente vivo a Sydney, dove lavoro per una società che si occupa di rimborsi tasse per tutto il mondo. In Sardegna vorrei portare la mia intraprendenza e una visione internazionale. Sono Giulia Sirigu, ho 33 anni e sono di Salargius. Insegno scienze politiche all'Università di Manchester, dove ho anche fatto il mio dottorato di ricerca, e in Sardegna vorrei portare la mia esperienza come ricercatrice. Come avete visto, la rete sta nascendo. Per aiutarci a farla crescere, compilate anche voi il questionario. I primi risultati saranno presentati in occasione del Festival della Resilienza, in programma Macomè, dal 29 agosto al 13 settembre. Con questo vi salutiamo e ricordate, siate propositivi, sostenete Propositivo.